Bentornato Goodyear, bentornata! Oggi andiamo a spiegare qualcosa che riguarda la navigazione in particolarmente il passaggio tra vari nodi nello specifico i proxy Cos'è un proxy? Cerchiamo di capirlo con un esempio Da bambino hai mai giocato a telefono senza fili? Beh, probabilmente sì Era un giurassico simil proxy qui una rappresentazione grafica di quel che è attualmente il proxy. Hai messo in contatto la fonte della notizia con l'utente finale passando tra uno o più nodi, che in questo caso sono dei server. Esempio molto banale e forse anche non troppo calzante, ma per farti capire con semplicità quello che rappresenta il proxy. Quando si naviga dal nostro computer facciamo richiesta verso un servizio web e Grazie al fornitore di accesso a Internet giungono queste nostre richieste al sito che vogliamo consultare in maniera tutto sommato trasparente. Se invece prima di consultare il sito indirizziamo la nostra navigazione verso degli intermediari che possono essere hardware o software, i quali prendono le richieste e la reindirizzano al sito da navigare non fornendo i nostri dati, possiamo tutelarci e nascondere il nostro indirizzo IP. Ecco a cosa serve un proxy. Scopo è quindi navigare anonimamente, nascondendo il proprio indirizzo IP per superare eventuali censure basate proprio sui filtri degli indirizzi IP o dei provider, oppure accedere semplicemente a contenuti non possibili in una nazione per limitazione di aree geografiche. Per poter utilizzare dei proxy, hai varie possibilità. Impiegare dei servizi web tipo siti. Attraverso cui collegarti per poter navigare tramite i loro server. Scelta più semplice di tutte perché non devi installare alcun software o configurare alcunché. Alternativamente, puoi installare dei componenti aggiuntivi all'interno del browser che utilizzi oppure installare dei programmi che gestiscono in autonomia le impostazioni ed eventualmente potrai anche scegliere la località simulata di provenienza. Ancora, potrai installare degli script, ossia delle stringhe delle istruzioni, dei programmi auto i parametri per la navigazione. Infine, potrai impostare manualmente i dati dei server proxy, scegliendo in autonomia tra quelli disponibili sul mercato. La tutela e l'affidabilità del servizio però dipendono da chi fornisce appunto tale servizio. La privacy, intesa come anonimato, non è detto che venga garantita dal fornitore dei server o del servizio. Le opzioni poi messe a disposizione fanno la differenza tra prodotti offerti, compresi quelli a pagamento, naturalmente. La scelta del server proxy dipende dalla tua necessità. Se devi consultare materiale esclusivo e presente in una specifica nazione, dovrai cercare ovviamente indirizzi IP dei server proxy di quella specifica nazione, come se tu fisicamente risiedessi in quella nazione se ti necessita navigare con una certa velocità dovrai scegliere naturalmente dei proxy più rapidi nelle risposte se invece ti serve un determinato protocollo per un determinato servizio beh dovrai selezionare naturalmente quei servizi che ti forniscono quel determinato protocollo nella trasmissione hai bisogno invece di un anonimato assoluto Individua quelli che ti danno la massima tutela in riservatezza. Gli effetti collaterali immediati sono frequentemente una minor velocità visto l'ulteriore passaggio oppure anche la presenza di pubblicità più o meno invasiva nelle forme gratuite. In taluni casi accedendo ad esempio a forme a pagamento può essere eliminato questo ritardo e la pubblicità. Alcuni siti web contrastano l'utilizzo dei server proxy inibendo la possibilità di fluire di quel determinato servizio, la lotta eterna del dualismo. A questo punto dovrai affilare le armi, svuotare la cache, ad esempio, del browser di precedenti navigazioni, scegliere un proxy più consono alla navigazione di quei contenuti e navigare. La verifica del cambio di indirizzo IP può essere eseguita in maniera molto semplice andando a consultare uno dei siti di rilevamento indirizzi IP del tipo what is my IP eseguendo infatti il controllo del tuo indirizzo IP prima e dopo il cambio tramite l'impiego del proxy potrai verificare che tale servizio funzioni e dove è anche geolocalizzato il nuovo indirizzo IP relativo alla tua navigazione per completezza, devi sapere che non tutti i servizi e i protocolli web sono raggiungibili via proxy. Infatti, potresti avere delle difficoltà a collegarti ad alcuni siti tipo giochi online, servizi webcam, VoIP o file sharing. Ovviamente, tecnologia permettendo, perché è un continuo inseguirsi di fruizione dei contenuti e contrasto alla fruizione di questi contenuti. Il progetto più conosciuto in ambito privacy è. È quello di Thor, The Onion Router. In pratica, il traffico della tua navigazione viene veicolato attraverso una serie di server, quindi non solo un proxy con un IP univoco server volontari che sono sparsi in giro per il mondo con lo scopo di nascondere i dati relativi all'utente iniziale che possono essere l'indirizzo IP, la posizione, il tipo di navigazione quindi cosa andrai a consultare, messaggi e molte altre informazioni in modo da accelare quanto più possibile la fonte della navigazione evitando anche monitoraggi per il suo impiego ti scarichi, installi il programma il client che ti permetterà di navigare attraverso i nodi della rete Tor con privacy garantita. Al suo avvio, il programma cercherà i nodi disponibili e coinvolgerà il tuo traffico internet attraverso questa sequenza di nodi di server. Per la scelta invece dei servizi online effettua una semplice ricerca col tuo motore predefinito. Questo in quanto le liste dei proxy disponibili sono in continuo aggiornamento anche per evoluzione tecnologica oppure per censure varie e cambi di scelta delle aziende che magari prima fornivano un servizio e poi hanno cambiato la loro politica. Nell'utilizzo di questi servizi dovrai semplicemente inserire in un campo in cui troverai verosimilmente nella pagina iniziale il tuo indirizzo URL, quindi l'indirizzo del sito che vorrai navigare, impiegando a questo punto il proxy fornito dal fornitore di servizio e avrai reindirizzato il tuo indirizzo IP tramite il loro server. Molto semplice a questo punto, direi, nell'utilizzo. Ecco una lista minimale di servizi online. Da cui puoi attingere alla data in cui scrivo Hide My S, Filter Bypass e Anonymous. Accedendo a questi tre servizi, potrai, come detto, inserire il tuo URL e accedere al servizio proxy fornito. Infine, se tu volessi invece impiegare le risorse interne al sistema operativo Windows 10, potrai usufruire della sezione dedicata all'inserimento manuale di un server proxy. Quindi accederai a alla sezione rete internet dal pannello delle impostazioni nella nuova pagina troverai alla sinistra una serie di sottosezioni e cliccando su proxy accederai alla sezione di configurazione dei proxy puoi trovare un cursore abilitato oppure eventualmente lo abiliti facendo sì che il sistema operativo possa rilevare autonomamente le impostazioni di eventuali proxy alternativamente potrai inserire i parametri manualmente quindi dovrai abilitare questa sezione, questo cursore ed inserire all'interno di questi due campi l'indirizzo del server proxy e la porta per accedere a questo servizio. Dopodiché, cliccando su salva, potrai iniziare a navigare tramite questo server proxy. Nella sezione inferiore, potrai anche scegliere di escludere la navigazione proxy per alcuni indirizzi specifici che vorrai inserire in questo campo o per eventuali reti intranet segnando questo segno di spunta. Ma che valore inserire? Sarà sufficiente, come dicevo prima, eseguire una ricerca per individuare la lista dei server proxy disponibili in base alle tue necessità del momento e compilare appunto questi due campi come detto in precedenza. Una lista degli indirizzi proxy per la configurazione manuale la puoi vedere da questi due link NordVPN e HideMy. Potrai selezionare la nazione da cui vuoi simulare la tua navigazione ed eventualmente il protocollo. Otterrai l'indirizzo e la porta che dovrai inserire nei campi evidenziati in precedenza. Le opzioni variabili possono anche essere la scelta della velocità di risposta del server e anche la profondità, quindi l'accuratezza della tua privacy, del tuo anonimato. Ricorda che esistono server gratuiti ed a pagamento che per ovvie ragioni forniscono opzioni che possono tornarti utili in certe situazioni. Nella sottosezione delle impostazioni manuali avrai sicuramente notato la sezione relativa a uno script. Come detto gli script sono istruzioni programmi che permettono di eseguire delle operazioni automatizzate che in questo caso le operazioni automatizzate sono appunto quella di configurare una navigazione automatica tramite dei server proxy anche qui come potrai utilizzare dovrai trovare degli script che eseguono quella tua stessa funzione e se sei anche tu bravo o un programmatore potrai generarne uno e piazzare questo script su un server. Dopodiché dovrai semplicemente abilitare questo cursore ed inserire appunto l'URL e l'indirizzo dove risiede questo script, salvando il contenuto una volta impostato questo parametro. A questo punto potrai iniziare a navigare e lo script configurerà autonomamente. La navigazione tramite uno o più proxy. Termino notificandoti un servizio che può tornarti utile, fornito dal sito ipaddress.com, il quale ti permetterà di conoscere dove è localizzato un indirizzo IP e altri parametri, cosicché nel cambio del tuo indirizzo potrai anche individuare, qualora tu lo facessi in maniera automatica, dove è localizzato questo proxy con il quale navigherai. Bene, Gooter, andiamo a vedere come navigare tramite proxy. Vai a selezionare rete ed internet e poi la sottosezione proxy. A questo punto potresti trovare questo cursore già attivo, rileva automaticamente le impostazioni tramite sistema operativo e provider di accesso ad internet per una navigazione proxy qualora. Tu vorrai potrai anche disattivarlo ed attivare eventualmente gli altri cursori questo è quello relativo agli script di configurazione quindi qui dovrai andare ad inserire l'indirizzo url dello script che eseguirà quella specifica funzione quindi dovrai svolgere una ricerca mirata per le tue necessità e successivamente salvare queste impostazioni oppure andare a configurare manualmente il proxy sarà sufficiente selezionare questo cursore attivando questi campi per poter inserire manualmente gli indirizzi per poter navigare tramite dei server proxy. Cosa dobbiamo fare? Sarà sufficiente andare su dei siti che ti mettono a disposizione liste di server proxy, dalla configurazione del servizio potrai accedere a varie funzioni. In questo caso potrai selezionare la nazione dove poter Scegliere i proxy per poter navigare. Supponiamo di voler selezionare la confederazione russa. Andiamo a poi selezionare i tipi di protocolli che vorremmo scegliere ed eventualmente la profondità di anonimato, dopodiché, cliccando sul pulsante show mi darà una lista di potenziali server più o meno raggiungibili che ti permetteranno di evidenziare alcune caratteristiche come l'indirizzo IP, la porta l'eventuale rapidità di risposta, il protocollo e la profondità di anonimato. In pratica, i protocolli che abbiamo scelto. Prendiamo in considerazione il primo indirizzo IP, quindi lo selezioniamo, ci ricordiamo la porta 3130, andiamo nella nostra sezione di impostazioni, inseriamo l'indirizzo IP e la porta 3130. Qui potremmo anche inserire una lista di indirizzi da navigare senza far uso dei servizi Proxy, ed eventualmente se posso utilizzare una mia rete intranet, potrò scegliere di non navigare tramite proxy durante la consultazione e la navigazione all'interno della rete intranet. Vado a salvare questi parametri e la mia navigazione sarà indirizzata adesso a questo server proxy. Come posso fare una verifica? All'inizio io ho questo indirizzo IP fornito dalla sito what is my IP sarà sufficiente aggiornare la pagina e vedrò cambiare questo indirizzo IP ecco qui questo è il mio nuovo indirizzo quindi attualmente io starò navigando tramite questo server proxy per un'ulteriore verifica andrò a copiare questo indirizzo c'è un altro sito IP address.com che mi dà Inizialmente i valori a cui ero connesso precedentemente, vado ad inserire adesso questo indirizzo IP, andrò a ricercare dove è geolocalizzato che a questo punto è la Confederazione russa e quindi l'indirizzo che precedentemente avevo scelto da questa sezione. Quindi come puoi vedere è abbastanza semplice andare a configurare la tua navigazione tramite proxy. Ovviamente i servizi messi a disposizione possono variare con il tempo in base alle scelte di mercato. Torniamo a una navigazione senza proxy, eliminando ovviamente questo parametro. Altra possibilità è utilizzare invece dei servizi web, quindi, questo è uno dei siti che ti permette di navigare tramite dei server proxy senza andare. A configurare nulla manualmente sarà sufficiente inserire all'interno di questo campo il sito che vorrai consultare. In questo caso metto quello di riferimento di questa guida, theguti.com. Potrai scegliere alcune opzioni messe a disposizione dai servizi. Cliccando sul pulsante surf andrò a navigare e consultare questo sito tramite il servizio filter bypass. Quindi di fatto io attualmente sarò Navigando dal mio computer verso il sito thecuti.com, quindi consultando questo sito, passando tramite il server Filter Bypass. Quindi in pratica, chi andrà a controllare il sito thecuti.com non saprà l'indirizzo IP del mio PC e della mia rete, perché questa pagina è raggiunta tramite il sito filterbypass.me. Come puoi vedere, è abbastanza semplice manipolare la tua navigazione per garantirti un po' più di privacy rispetto a quella che è normalmente la tua normale navigazione. Bene, nella prossima lezione nuove informazioni per Windows 10. Ora, come sempre, un forte saluto. Ciao, a presto. Da e alla prossima.